Allora, almeno una canzone per festeggiare, quale sarebbe? Un titolo. È ancora lunga, ragazzi. Se le proiezioni che abbiamo visto saranno confermate, è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche. La distanza con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni si restringe, questo era uno dei nostri obiettivi. La campagna palmo a palmo fatta su tutto il territorio con 123 tappe attraverso il paese e soprattutto una squadra forte e plurale hanno premiato. Il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al governo, quindi noi continueremo a essere testardamente unitari e a sentire da questa sera una responsabilità ancora più forte di costruire l'alternativa. Vediamo un dato di astensionismo che ci impegna ancora di più, che ci deve vedere impegnati ancora di più. Io per prima non sono mai stata una che si vede sul territorio tra la gente soltanto in campagna elettorale, quindi dico già che continueremo insieme da domani a fare questa campagna tra le persone per riuscire a riavvicinarle alla politica e per rafforzare in questo modo la nostra democrazia. A livello europeo il Partito Socialista Europeo tiene. Come era nostro obiettivo, non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico al Parlamento europeo e vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento europeo all'interno del gruppo socialista. Per cui continuiamo a seguire questi dati, ma con una grande soddisfazione, davvero con una grande emozione per il risultato che si sta profilando e che ci impegna ancora di più da domani a costruire l'alternativa a queste destre, sia in Europa che in Italia. Grazie. Allora, almeno una canzone per festeggiare, quale sarebbe? Una, un titolo. È ancora lunga, ragazzi.